Certo, proprio mister Fabio De Sanso, mister, tre gol per i nostri primi 3 punti in Serie C, la nostra prima vittoria. Sì, era importante fare subito fare il risultato, anzi dirò, mi è pure dispiaciuto che abbiamo vinto 3-0, perché dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione, soffrire in questo momento fa bene, questo infatti l'ho detto pure ai ragazzi a fine partita, ho detto che adesso non bisogna mollare, non è un punto d'arrivo vincere, è un punto di partenza. Soprattutto dobbiamo alzare la soglia sempre di più dell'attenzione perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. Francesco Vinci, Stile TV. Buonasera, innanzitutto complimenti per questa vittoria. La prima impressione è che magari lei ha voluto dare un taglio al recentissimo passato cambiando un po' la formazione. D'Agostino tra i pali, Faella che ha segnato, Onda, tutta diciamo gente che era stata trascurata forse colpevolmente dal tecnico precedente. Ma questo non lo so, io devo guardare quello che ho a disposizione, li valuto durante la settimana, non è che vado a guardare il passato, poco mi interessa. Ho visto ragazzi che si sono applicati, però chiedo sempre, dobbiamo dare ancora di più, dobbiamo andare ancora di più, soprattutto sull'aspetto mentale, sull'aspetto agonistico, che ripeto, in alcuni frangenti non mi è piaciuto. Se non c'è questo che ho notato, il modulo utilizzato questa sera sembra essere proprio forse l'ideale per questi uomini che ha a disposizione. Mi auguro proprio di sì, è stata una bella risposta, però ripeto, deve essere un punto di partenza, deve essere un po' avere più di convinzione nei propri mezzi e non calare mai di attenzione, non mi stancherò mai di dirlo perché se questa squadra non cala di tensione può fare di più, deve fare di più. Sergio Vessicchio, canale 5tv.it. Mister, buonasera. Era così che si aspettava la prima partita, l'esordio e la risposta dai giocatori della Jamison? No, te l'ho detto prima, non mi aspettavo assolutamente questo tipo di risultato. La partita sì, partita di intensità, anche se secondo me il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo stati un po' contratti. Avevamo un po' di paura, si vedeva, invece il secondo tempo secondo me siamo andati meglio, più convinzione, più voglia di attaccare l'avversario, la palla, siamo andati meglio. Questo è un buon viatico perché se giochi il secondo tempo con attenzione come mi piace a me, vuol dire che c'è tanto da migliorare. L'applicazione del modulo, soprattutto nel 90% della gara, è sembrata fatto in maniera perfetta da parte dei suoi giocatori. Perfetta, non lo so, la voglio rivedere, però ripeto, a me il primo tempo non mi è piaciuto. Quando si fa un gol come il terzo gol, si è anche liberi anche con la mente, È perché... chiaro, è chiaro, ci ha provato, sono 15 anni che provo a tirare di là, fornito oggi di Però voglio dire, quando ci provi così vuol dire che mentalmente... andata. No, perché ripeto, il secondo tempo li ho visti più reattivi, li ho visti più convinti, li ho visti più... Meno magari si sono tolti di dosso qualche peso, sai, una settimana un po' particolare, però ripeto, adesso devono dimostrare di essere ancora più in crescita, perché se, ve l'ho detto pure a fine partita, tutti vedo che cala tensione, con me non va d'accordo. Una domanda sull'aspetto personale, tornare a Pagani fa sempre un certo effetto, Tornare a no? Pagani porta bene, anzi, consentitemi di fare pure questa dedica particolare a mia moglie che oggi è il suo compleanno, non gli ho fatto regalo, spero che questo gli vada bene, forse pure meglio. Sì, tornare a Pagani porta bene, ho vinto 2 campionati, ho vinto un playout, ho vinto una come si chiama, la più scudetto, quindi Giusto un'ultima battuta, prima vittoria storica in Serie C per la Gelbison. Ha giocato D'Agostino, lui che è un po' la bandiera insieme con Uliano, perché la storia dice che D'Agostino praticamente ha salvato questa squadra dall'eccellenza e quindi ha giocato anche lui, giocando anche bene. Quindi diciamo che oggi c'è stato tutto un cocktail di cose molto positive. Sì, ho puntato un po' più sull'esperienza, infatti quasi tutti i più grandi oggi li ho fatti giocare, perché nei momenti difficili, quando c'è gente leader, quando c'è gente che ti può dare una mano, è da stupidi non farli giocare. Stanno bene, devono dimostrare, e da domani, no, da domani già si deve pensare alla prossima partita. Altre domande? La mister.
La prima è andata, però ci aspetta ancora tanto tanto lavoro da fare. Sì, è finita, per me è già archiviata, per me già comincia la prossima partita, ma non lo fa, non lo dico tanto perché ho capito bene o male com'è questa squadra. Se teniamo alta la tensione, se giusto è anche sorridere, ci mancherebbe altro, ci facciamo una bella risata. Però da domani dobbiamo pensare. È giusto celebrare anche questo momento. Ci mancherebbe altro, se no è uno che fa questo sport deve sempre sorridere. Grazie. Alberti, grazie mister, grazie, l'applauso.